moderatamente soddisfatto. Il nostro grande Giuseppe D'Elia, 59-55, ci ha fatto soffrire tanto, però la vittoria è arrivata. Dopo essere stato in vantaggio di oltre 10 lunghezze doppia cifra, è arrivato l'aggancio 41-40 per gli avversari, ma poi la forza d'animo, la volontà, la determinazione dei nostri ragazzi è stata di gran lunga superiore. Hanno portato a termine veramente una bellissima partita dal punto di vista agonistico, anche se non spettacolare. Sì, hai detto tutto perfetto tu. È stata una partita bella, perché ha mostrato sia la nostra faccia da migliorare e sia la nostra faccia che vogliamo mostrare durante tutto l'anno, cioè quella cattiveria, quell'agonismo, quell'approccio mentale che ci serve dovendo far fronte a qualche piccola difficoltà, soprattutto in attacco. Parlo di talento, parlo di percentuali ancora basse, anche se i ragazzi durante gli allenamenti si stanno allenando tanto e stanno lavorando tanto per migliorarle, però ad oggi riscontriamo ancora un 4 su 22 da 3 con 18%, 17 su 28 ai tiri liberi, 61%. Questa la dice lunga, diciamo, già su quello che è il nostro deficit, tra virgolette. Però noi, come hai detto tu, abbiamo fatto 59 punti. Fare 59 punti con queste percentuali da fuori significa che la squadra gira bene e, nonostante questi problemi dall'arco che potrebbero spaventare, potrebbero incoraggiare le difese avversarie, noi riusciamo a giocare mettendo la palla in posta a Matteo Cutini e Raul Giammetti, che oggi hanno fatto due ottime prestazioni, così come Stefano Liberto, che è stato il cambio dei lunghi. Poi forse oggi ci è mancato un pochino i punti di Iosa. Sì, diciamo, infortunato, ci è sembrato che si toccasse il femore. Sì. No, lui ha avuto qualche piccolo acciacchino durante questa settimana, però niente di problematico. Però sicuramente le sue folate in contropiede, la sua capacità di giocare a campo aperto oggi sono venute un po' meno. Però veramente devo fare un applauso a tutti, anche a chi ha giocato un po' meno, come Sturli, che ha giocato 4 minuti, o Girardoni che ha giocato 8. Ricordiamo che sono due ragazzi, uno Girardoni del 2001 e Sturli del 2000. Io penso che da questa partita non possiamo fare altro che crescere, quindi, come detto, sono moderatamente soddisfatto, però è meglio essere oggi moderatamente soddisfatti, in modo che poi la mia soddisfazione cresca pian piano.